Il modus operandi era sempre lo stesso. L'anziana donna riceveva una telefonata da parte di un finto carabiniere, il quale gli comunicava che un suo congiunto aveva causato un grave incidente stradale nel quale era rimasto vittima di gravi lesioni un altro utente della strada, chiedendole un risarcimento in denaro o in preziosi per consentire la liberazione del congiunto, causando pertanto da parte della vittima un forte stato di stress e preoccupazione.